Amici di Backdoor Podcast, ci siamo. Siamo un attimino in ritardo per qualche problema tecnico. Come sapete, c'è il bello della diretta, anche se noi non siamo in diretta. Però intanto ci scusiamo perché la connessione ha fatto un attimino le bizze, ma ora siamo ufficialmente pronti. La mia voce, la mia faccia la conoscete, e conoscete anche quella di Fabio Cavagnera. Bentornato, Fabio. Grazie, un saluto a tutti. Il nostro ospite, come vedete dalla sovraimpressione, è Maurizio Buscaglia, coach della Grissinborn Reggio Emilia. Grazie di essere con noi, Maurizio, benvenuto. Grazie, grazie a voi, un piacere. Fabio è sempre l'uomo che rompe il ghiaccio, quindi gli lascio la parola. Un saluto anche da parte mia intanto, e volevo iniziare parlando un attimo, non so, penso tu l'abbia letta l'intervista di oggi di Gandini sul Corriere, sul futuro, diciamo, del basket italiano, un po' sia sul discorso degli italiani stranieri, sul professionismo, sui diritti TV. Tu cosa ne pensi di queste parole e pensi sia una strada giusta questa da imboccare per il basket italiano? Guarda, la cosa che intanto è molto positiva e molto bella è che le parti, tutte quelle coinvolte, parlino, perché è un presidente che è molto stimolato, un presidente che ha molti stimoli, è un presidente che chiede ha una grandissima e vasta esperienza e permette e ha dato a tutti la possibilità di ritrovarsi in un momento così particolare, dove però c'è anche tempo di farlo, la testa lavora, e di avere da tante parti degli input, e quindi il fatto di non perdere l'occasione, secondo me, è la prima cosa. Per quanto riguarda, non entro in faccende in cui magari sono coinvolti maggiormente i club, però per quanto riguarda il basket giocato ci sta considerare una ristrutturazione. In questi giorni si è parlato anche di quella che riguarda le annate del settore giovanile, la loro trafila, in modo da creare delle regole di ingaggio per poter inserire sempre meglio i ragazzi nel mondo senior, seguendo un percorso scolastico che sia parallelo a quello cestistico e quant'altro. Il fatto di rivedere poi formule e non formule penso che sia anche molto connesso alla sostenibilità dei costi e quant'altro, tanto differenze di budget ce ne saranno tante, sempre, possibilità maggiori o minori sempre. Secondo me anche il fatto di sentirsi vertice di una piramide che però è organizzata per poter poi portare in campo un prodotto che in campo ci può stare, tutelando sia giocatori che allenatori che club sotto i vari punti di vista, secondo me ci sta. Per quanto riguarda il professionismo, secondo me è un punto molto delicato, perché il professionismo dà valore a tutto quello che riusciamo a fare. Io personalmente lo amplierei, figurati, ma mi rendo conto che sono difficoltà, però da quel punto di vista penso che perderlo sia un tornare indietro. Dal punto di vista invece tuo personale, come si gestisce una situazione del genere con una stagione mozzata e dovendo già preparare quella che sarà la prossima con tutte le criticità del caso? Guarda, tutto quello che avete sentito in altre occasioni è stato detto, è vero, nel senso che si continua a tenere contatto con i giocatori, tutto il team, poi ci sono gli americani, gli stranieri che rientrano a casa, si continua a tenere il contatto con i giocatori italiani o del posto, o giovani o coloro che erano coinvolti nella prima squadra o che nella tua idea devono fare un passo avanti o che sono semplicemente della proprietà o comunque il tuo club è casa loro, anche se sono stati in giro, in modo da programmare quando sarà. Nel frattempo, cercando di tenere anche fisicamente un livello accettabile di forma, perché seguono le loro schede e tutto quello che è stato detto ed è vero ed è giusto e tutti stanno facendo con grande responsabilità personale oltre che lavoro di staff. Due, cercando di tenersi mentalmente, perché più siamo andati avanti e più, benché
si è presa coscienza di un momento veramente complicato e la pallacanestro giustamente va in secondo piano, dall'altra parte rimanere vivi è importantissimo perché in qualunque momento si recupererà o si riprenderà, sarà sempre una ripresa particolare. E poi c'è un'organizzazione di staff che prevede tempo per fare cose che vengono fatte in estate in meno tempo, ne abbiamo di più. Rivedere dove è arrivata la squadra, cosa avrebbe dovuto fare, quali sono stati i percorsi, quali saranno quelli in futuro, per chi per esempio come me allo stato attuale può pensare comunque ancora alla prosecuzione del lavoro. Tutte queste cose fanno un diverso lavoro di staff, ma hanno impegnato una parte del giorno lavorativa, perché poi c'è anche l'altra, bisogna ammetterlo, quella che ascolta musica, legge libri, guarda partite, torna indietro nel tempo, riapre cassetti, riprende vecchi CD, ma veramente proprio, a parte quello che è il lavoro di scouting fatto con i programmi e insomma è tutto quello che sappiamo essere. Per cui è stato veramente un periodo molto particolare. Io sono anche consapevole che in questo momento possiamo venire dopo, perché ci sono delle problematiche veramente importanti collegate a questa pandemia. Dico solo che siccome dobbiamo parlare di basket e anche del nostro mestiere, è un momento veramente tanto, tanto importante per poter pensare, valutare e dire e proporre. Qualche volta ci scappa anche una castronata, ma non importa, dirsele per cercare, anche facendo un passo indietro, di ripartire forte. La ripartenza sarà molto importante, mi è capitato di dirlo e lo risottolineo. Ecco, a proposito appunto della ripartenza, che non si sa quando sarà, ci si augura a settembre a questo punto, ma è tutto da verificare, ti volevo chiedere, cioè, due cose. Una è se hai già magari sentito, parlato con i tuoi giocatori dell'annata che è finita, per come è finita, però in teoria adesso sarebbe dovuta essere ancora in corso, per capire se loro... in caso il 18 davvero si riaprano tra virgolette la palestra per fare gli allenamenti, loro hanno intenzione comunque qualcuno di ritornare a lavorare in palestra, anche se la stagione non riprenderà, diciamo. Beh, ma quello è ovvio, perché hanno anche piacere. Poi nel frattempo si sono anche innescati dei meccanismi che conosciamo, una presa di coscienza e quindi lo stop al campionato, una valutazione contrattuale, rescissioni, accordi, chi è partito. Lavorare con il parco giocatori del tuo club, lavorare con i giocatori a disposizione che hanno anche piacere di farlo, sarà legato ovviamente alle decisioni di ogni singolo club, presidi medici, regole di sicurezza, cose anche più grandi di noi, ma chi non lo vorrebbe fare nel momento in cui si potrà. Collegato a quello che dicevi sulla ripartenza, mi sono tenuto l'ultimo piccolo accenno a ciò che diceva il presidente Gandini, appunto, che anche un lavoro fatto sulla televisione, su ciò che è quel comparto, sarà molto importante, perché a prescindere da come si rientrerà a giocare e che decisioni ci saranno sul pubblico o no, è indubbio che avere la possibilità di essere qualcosa per riproporsi mediaticamente e quindi anche nel mondo TV sarebbe una bella cosa, perché la pallacanestro è fisica, sia come sport in campo che fuori. Noi riempiamo i palazzetti, vendiamo i biglietti, la gente va a fare il tifo, va fisicamente, però rivedere un pochino quello che può essere il prodotto televisivo e come proporlo è bello sentirlo, sicuramente. Ora proverei a tornare un attimino sul campo. Il tuo ruolo, quello dell'allenatore, avrai immagino avuto modo di vedere The Last Dance, che è un po' il momento che aspettiamo tutti nel capire, nel vedere qualcosa di non nuovo, ma perlomeno legato alla pallacanestro giocata. Ne parlavamo ieri nella nostra chat e si ragionava nel capitolo su Dennis Rodman di quanto l'allenatore oggi sia un alchimista, cioè debba creare la chimica, debba gestire le persone
non sopra l'aspetto tecnico, perché non sarebbe corretto e non renderebbe il merito, ma quanto c'è nel tuo lavoro oggi da questo punto di vista, quanto è la gestione, magari soprattutto legato alle tue stagioni di Trento, dove avevate partita, coppa, e c'è sempre meno tempo di allenarsi? È fantastico Last Dance, perché tu lo vedi e vedi una storia bellissima, e poi facendo questo mestiere ti vengono in mente, ti fai i raffronti, i rapporti, le similitudini, cioè, vedi però anche lui qua, ecco, vedi quella volta che ho pensato così, l'insegnamento di Phil, e poi ci ho provato con quel giocatore che nel mio livello rappresenta, no, quel tipo di mentalità, e che si può avvicinare maggiormente a uno di questi campioni che stiamo vedendo, quindi è molto bello vederlo. Credo che quando si gioca così tanto, come tu hai detto, e quando si hanno dei successi, o comunque si cerca adrenalinicamente di averne sempre di più, la gestione delle motivazioni, del desiderio di vincere, la gestione delle persone / giocatori, giocatori / persone, quindi i rapporti diventano primari. E sai, non si fa mai sempre tutto bene, cioè dura, però è una materia di studio come quella del gioco, e quindi mi è capitato, come a tutti, di vivere determinati momenti. Nel periodo trentino certi spunti, certe motivazioni, un certo stare sul pezzo, un certo tipo di rapporto, un certo tipo di... è stato anche aiutato dall'aver vinto ogni 2 anni un campionato, salire sempre di categoria, avere tanti parametri. Poi è vero, cambiare giocatori, perché attraverso quell'esperienza andavano in realtà superiori, o contratti superiori, o campionati superiori, ma mantenendo quello zoccolo duro che permetteva anche di capire che tipo di realtà fosse, che è un po' quello che si cerca di costruire, almeno personalmente faccio sempre, sto cercando di farlo ora, perché può dare all'allenatore un sostegno importante. Non bisogna aver paura di condividere, noi vogliamo condividere il pallone, condividere la mentalità, condividere il successo, dobbiamo condividere anche la gestione di questo, secondo me, con gli atleti, una condivisione che ha una gerarchia, una condivisione che ha dei binari e delle regole, ma se li vogliamo far esprimere come giocatori, devono esprimersi anche come persone, secondo me. Volevo chiederti una cosa proprio inerente a questo. È possibile che anche alla luce di quello che gli è successo dopo, Tony Mitchell fosse un pochino il vostro Dennis Rodman, nel senso che da voi ha trovato la situazione perfetta, ha fatto quello che ha fatto, MVP del campionato, però, e questo dico da esterno senza saperlo, comunque una personalità un po' da gestire. Ma ho capito tutto, ma mi sono perso il nome del giocatore di cui parli. Tony Mitchell. Allora avevo immaginato anche senza aver sentito il nome. Comunque sì, però anche lì è una gestione. Allora, partiamo dal presupposto che sono giocatori che vogliono vincere, non sono giocatori che giocano per perdere. Vogliono vincere. Questa mentalità vincente li porta comunque in certi momenti clou ad essere pronti, li porta ad arrivare alla partita e volerla giocare. C'è tutta un'altra cosa dietro, ovviamente, perché non si può fare solo il gamer, però è altrettanto vero che sono giocatori mentalmente sempre pronti a giocare per vincere. È bello avere una condivisione tra lo staff, con la società, perché sono cose che si lavorano insieme in modo da trovare un buon bilanciamento tra la personalità di uno e il team, e che cos'è il team, sia tecnicamente, a proposito di Last Dance, dire a Michael Jordan di coinvolgere i compagni, e a proposito di rapporto quotidiano di una squadra come la mia o dei giocatori che stavi nominando, questo bilanciamento. Però c'è anche
la consapevolezza che quel giocatore in quel determinato momento, per noi era l'esordio in Serie A, poteva essere un valore aggiunto, poteva farci vincere qualche partita in più. La consapevolezza che poteva dare qualcosa e che il team poteva proteggerlo da un'altra parte. La consapevolezza che senza esprimersi come persona faceva fatica a esprimersi come giocatore. E poi si cerca ovviamente di dare regole, perché altrimenti sarebbe difficile. Devo dire poi che noi eravamo esordienti quell'anno, tanti, in tanti, e inserire un giocatore anche di quel tipo, anche dal punto di vista tecnico, ha fatto migliorare tutti. Maurizio, ti volevo chiedere, cosa hai fatto come differenza e come similitudine tra gli ambienti di Trento e di Reggio Emilia? Allora, guarda, sono realtà solide, sono realtà con obiettivi, sono realtà strutturate, hanno differenze. Bisogna essere, secondo me, quando si arriva in club strutturati, che hanno una storia, come è successo a me andando a Reggio Emilia, a conoscerla, a saperla, perché è giusto a mutuarsi, insomma, voglio dire, prendere uno dall'altro, soprattutto visto che il mio ruolo è anche di capo allenatore, per cui è logico che do un contributo, però una solidità, un percorso, una serietà che è innanzitutto primaria, punto primo. Punto secondo, delle persone, sia chiaro, sono le persone che fanno il club. Punto secondo, l'idea, il mini obiettivo raggiungibile, sono differenti, sono percorsi in zone cestisticamente differenti, con passati differenti, quindi è un percorso che si assomiglia nel desiderio della società di continuare a crescere e nella serietà in tutti i piccoli dettagli che permettono poi di lavorare bene. È un percorso differente perché nasce da una storia differente. Io sono arrivato a Reggio Emilia dopo tanti allenatori, dei giocatori, delle storie, mentre a Trento siamo praticamente partiti insieme in un percorso. Io sono uno che ha bisogno di fare, però inizio e continuo, e ogni volta che aggiungo qualcosa non perdo mai di vista ovviamente il rispetto per il posto in cui trovo, la sua storia e le sue peculiarità. Di Trento abbiamo parlato già in altre situazioni e anche in un podcast tempo fa. Per quanto riguarda la stagione di Reggio Emilia, qual è un aneddoto, una curiosità, un momento che ti porti dietro con particolare piacere? Ma guarda, io personalmente l'entusiasmo che c'è, perché stavo anche prima al mio arrivo, nel senso che è stata una cosa bella, spontanea, perché è legata anche a una ripartenza, passami anche il termine, a un percorso che si vuole iniziare per arrivare lì. Poi adesso c'è stata questa interruzione, al di là di classifiche, problematiche, cose positive o meno, per cui mi porto dietro un entusiasmo costante e un desiderio proprio di dai, dai, che facciamo, dai, che ripartiamo, dai, che... Ed è una cosa che ho cercato e stavo cercando ancora di più, perché è passato qualche mese, quindi ero un pochino più inserito anche in tante sfaccettature della realtà, di ributtare verso la mia squadra in campo, perché bisogna essere bravi da quel punto di vista, gli obiettivi si creano strada facendo, si comincia a essere una squadra, ad avere un pregio, a mettere a posto un difetto, e piano piano se li riesci a costruire li porti avanti. Quindi bene, l'aneddoto, ma non ce n'è uno in particolare, cioè i primi giorni, a parte che sono stati sempre così, ma i primi giorni
sono stati forti perché insomma ho fatto la spesa con un sacco di gente, ho fatto colazione con un sacco di gente, sono andato a passeggio con un sacco di gente, non ero mai da solo, quindi era molto bello. Tornando invece all'esperienza di Trento, ti volevo chiedere qual è stato per te il risultato più inaspettato pensando all'inizio della stagione? Avete ottenuto dei risultati straordinari. Qual è quello che non ti saresti mai immaginato di raggiungere al primo giorno d'allenamento? Allora, considera che è sicuramente quando parti per ottenere, per cercare di far fare alla tua squadra uno in più, devi vivere molto giorno per giorno. Obiettivo è entrare nel campionato, ragazzi, è sempre stato comunque da esordio, perché ogni anno ce n'era uno, per cui molto spesso era nuovo. Comunque entrare nel campionato, avere un'identità, quindi questa cosa qua mi porta difficoltà nella scelta. Sicuramente abbiamo fatto un campionato di serie A2, l'anno della promozione, nella seconda fase soprattutto, altissimo. È partito un incrocio magico di tutto, ed era una sensazione particolare, che non speri sempre di creare, ma non è così automatico. E poi quando siamo andati in Serie A ci fu una cavalcata di Eurocup, quell'arrivare a due partite dall'Eurolega praticamente, che fu una cosa veramente notevole, ecco, da quel punto di vista. Per parlare dei singoli che hai avuto a Trento, sono passati tanti giocatori, alcuni anche che hanno fatto una carriera piuttosto importante. Se dovessi scegliere, diciamo, una storia molto particolare di un giocatore magari che ha avuto un boom che non ti saresti aspettato, quale sceglieresti? Cavolo, mi fai sempre le domande sui singoli, faccio una fatica io a rispondere, lo sai. Però dai, penso che il percorso di chi è arrivato all'inizio, anche magari diciottenne, come fu Forraio Pascolo in Serie B, questo fatto di poter vincere e lavorare nel campionato successivo perché le motivazioni, la forza, la serietà, l'entusiasmo, l'impegno, la voglia di superare i limiti di questi giocatori è stata tanta, e secondo me è stato bello, rischioso, ma bello continuare con questi giocatori, perché voglio dire, avevano vinto ed era giusto. Me ne ricordo diversi. Quando siamo andati in Serie A, quando abbiamo iniziato un percorso nuovo, perché i primi americani e poi i più americani e poi la multietnia e poi tutto, la soddisfazione, ne dico uno per più che altro per sottolineare il discorso, quando arrivò Sean Shields, che ora è al Baskonia, il fatto di muoverlo in un ruolo che avrebbe potuto alzare di livello, quindi giocatori che fanno dei piccoli passi o una piccola crescita, mi viene in mente anche Flaccadori adesso, nel momento in cui sta quasi finendo il suo percorso di cambio ruolo. Cioè, lì bisogna essere bravi a non pensare vabbè faccio io oppure ho fatto tutto io, ma dare un percorso che poi può finire anche con altri giocatori, con altri allenatori o in altre realtà, ma darlo, perché questo secondo me è il bello, insomma, del nostro lavoro. Alle volte poi tocca a qualcuno, alle volte qualcun altro, però ecco, sono esperienze che mi hanno confermato che bisogna lavorare in questo senso. Basta, a prescindere poi di chi dirlo, non importa, insomma, è il giocatore il protagonista, è il vero attore.
tra i risultati straordinari che avete ottenuto a Trento, ci sono sicuramente le due finali scudetto, quella con Venezia e quella con Milano. Ovviamente il risultato in sé è straordinario, come dicevo, ma c'è una delle due che ti ha lasciato un po' più di rammarico, dicendo: se non fosse successa quella cosa lì, avremmo vinto lo scudetto? Lo abbiamo perso? No. Mi sa che lo abbiamo... lo vedo girato e fossilizzato. E quindi non posso neanche agire... Aspetta. Attenzione, potrebbe esserci il colpo di teatro. Abbiamo un doppio Maurizio, eccolo. Siete spariti. Tu eri bloccato, girato così, adesso ti rivediamo perfettamente, ok? Sai, magari secondo me sai perché? Perché non so se hai notato, ma la tempistica è stata: appena detto finale scudetto mi sono bloccato. Secondo me sono state le parole chiave che hanno creato quel problema. esatto. Mi viene in mente, dimmi, no, mi sono perso un po' la domanda, perdona. No, dicevo semplicemente che ovviamente quegli anni furono comunque due risultati straordinari, però ti volevo chiedere se c'è tra una delle due quella che ti ha lasciato più rammarico, nel senso di dire, pensando se non fosse successa una determinata cosa, avremmo vinto lo scudetto. Avremmo vinto, non lo so, perché non c'è la riprova, e comunque la seconda sicuramente. La seconda è anche collegata al fatto che quando perdemmo la prima finale abbiamo vissuto intorno a noi quella sensazione di Ale, e quando mai ripassa sto treno adesso? Detta in questo modo, che occasione, io sai, pensavo, le finali si possono perdere, insomma, però se l'hai persa l'hai giocata intanto, non l'hai guardata, per cui comunque avevamo fatto un percorso incredibile, è ovvio che l'occasione è lì e la vuoi prendere, però è stato bellissimo come noi ci siamo guardati negli occhi e siamo ripartiti, anche se con qualche giocatore nuovo, ma con un'idea di, vabbè, facciamo così, stiamo zitti, perché sembra che il treno passi una volta sola, però poi vediamo, perché chi l'ha detto? Come non è successo una volta, può succedere due. Quindi quel ritornare a giocare e quell'arrivare fino in fondo nuovamente è stato fantastico. Ed è anche per quello che sulla seconda finale c'è un pizzico di rammarico, perché ci sono cose che, insomma, peccato, potevano andare diversamente, fermo restando che la riprova non ci sarà mai, perché sono 7 gare, per cui, insomma, giochi contro squadre molto forti, molto attrezzate e capaci di vincere in qualsiasi momento. Però, tanto per risponderti, perché poi ce la siamo goduta a giocarla, certo, rimane sempre il piccolo rammarico, insomma, di non aver colto una delle due possibilità. È forse quella cosa che manca, l'unica che manca. Mi ricordo l'intervista quando andai via, ma che cosa manca? Abbiamo fatto una cavalcata incredibile dalle serie minori fino all'Europa, e manca sì lo scudetto. Insomma, però è stata un'esperienza che non ha avuto la ciliegina di una vittoria, ma permettetemi di dire, ha avuto un successo. Assolutamente, e se vogliamo vedere, anche Reggio ha uno storico non poi così remoto, abbastanza simile. Anche Reggio è in una situazione che potrebbe essere paragonabile, con i dovuti termini, a quella di Trento, ovvero quella di ripartire. Tu hai dimostrato chiaramente che di essere la persona giusta. Se dovessi porti degli obiettivi nel medio raggio per Reggio Emilia, quali porresti come cose importanti? Io quello che hai appena detto, perché comunque quando ho cominciato questa estate, anche se, come ti dicevo prima, consapevole di cominciare
in una società che aveva già avuto un percorso, tra l'altro fatto di finali scudetto, fatto di semifinali Eurocup, fatto di competizioni internazionali, quindi insomma la erediti, non puoi non considerarla e devi cercare anche di partire da quei presupposti. Però siccome venivamo allo stesso tempo da un paio di stagioni complicate, con, insomma, vissute in maniera complicata e quant'altro, l'idea che continuo ad avere è quella di mettere un mattone sopra l'altro. Forse vorrei fare un pochino più, devo o voglio, non lo so, comunque un po' più velocemente di quello che è il tempo che occorre, ma adesso sai, sono ragionamenti che fai perché nella ripartenza non vuoi che sia perso il tempo in cui siamo stati fermi. Non deve essere tempo perso, deve essere un tempo che comunque ci ha permesso e ci permetterà meglio di ripartire con una stagione comunque. Per cui dobbiamo fare tesoro di 6 mesi, devo riuscire a fare 3 passi con uno e voglio cercare di fare questo, perché senza Silly c'è sempre quell'idea di riuscire a ricreare una strada vincente, insomma, quando dico vincente dico in crescita. E a questo proposito, come te la immagini un po' quest'estate? Perché sarà ovviamente un'estate particolare, ovviamente non ci possono essere certezze in questo momento perché non si sanno tante cose per motivi vari, però cioè, come pensi sarà la prossima estate? Ma infatti, partendo dal presupposto che siamo legati giustamente, connessi alle decisioni governative, sanitarie e quant'altro, ci sono 2 aspetti. Il primo aspetto è che appena si può tornare in palestra, in qualsiasi modo si può, uno torna, in modo da riallacciare contatti col campo, fisicamente con i giocatori e avere, come succede a Reggio Emilia, che ha un ottimo settore giovanile, che ha giocatori di casa, nel senso fatti e che sentono Reggio Emilia a casa loro, a prescindere perché ci sono cresciuti, sono di proprietà, ci hanno vissuto, hanno giocato lì o quant'altro, avere un parco per ripartire. E poi, in base a quelle che saranno le decisioni societarie, perché è giusto capire prima quali sono le direttive, lavorare come si fa ogni estate sulla ricerca di giocatori giusti, la costruzione di una squadra. Ci siamo avvantaggiati un pochino perché questi tempi sono tempi di scouting, sono tempi di considerazioni. Io sono uno che fa un passetto alla volta. Non so se faccio sempre bene, però sono abituato così, vado un passo alla volta, appunto, perché secondo me poi le costruzioni sono più solide e quindi sarà un cercare di ripartire con le abitudini che abbiamo sempre avuto, perché è giusto, ma tenendo in considerazione che veniamo da mesi di non attività. Quindi, insomma, sono stati giorni in cui abbiamo pensato all'organizzazione. Io ho pensato a quello che è successo, al tipo di gioco, a quello che volevo cambiare, a quello che di metodologia, insomma, tante piccole cose, come sempre, del resto. Ti porto gli saluti di Werther Pedrazzi che ci sta seguendo e ti saluta innanzitutto e ti faccio un ultimo. Grande Werther, ciao Werther, grande Werther, un grandissimo. Ti faccio l'ultima domanda. Venerdì abbiamo intervistato Sergio Scariolo, coinvolgendolo su quello che poteva essere il ruolo di Ettore Messina, oltre alla panchina. Lui ha detto: io, se mai dovessi tornare, preferirei lavorare con un general manager molto bravo, con chi sappia gestire e sia bravo a farlo. Nella tua esperienza di Trento, hai avuto Salvatore Trainotti che i risultati parlano per lui, è un
molto molto capace anche in, per quello che sta facendo con la nazionale. Ecco, come è stato lavorare al suo fianco e immagino ti aspettassi che potesse arrivare a queste vette. Ma allora, guarda, ti ho sentito non benissimo, ma ho capito, nel senso che io sono del parere molto semplice, anche perché a me piace lavorare col club, piace che il club condivida il lavoro, più la famiglia, il gruppo, e quindi anche dal mio punto di vista è sempre bello poter dire che ogni allenatore ha bisogno di un club, di dirigenti e di manager. Ha bisogno perché lavora meglio, ha bisogno perché pensa più al campo e pensa al campo meglio, è stimolato a pensare anche diversamente da com'è, oppure semplicemente la capacità delle persone che ti circondano, oltre a farti a crescere o aiutarti e viceversa, perché uno scambio ti aiuta ovviamente a produrre, ti aiuta ad avere consistenza maggiore. Insomma, io penso che siano in pochi gli allenatori che non hanno desiderio di avere manager importanti, bravi, club strutturati, ottimo staff. Il contrario vuol dire, non lo so, non avere forse sicurezza, ma io credo che sia un passo super, e credo che devono essere stimati proprio gli stessi manager, come tutti gli allenatori nel loro settore, comparto e mestiere, a migliorare sempre di più, perché il lavoro insieme premia. Non ho scoperto l'acqua calda, ma ti permette di dare un valore maggiore a quello che fai. Maurizio, io ti ringrazio tanto di aver condiviso con noi idee, soprattutto situazioni attuali e passate. Ti auguro in bocca al lupo a questo punto per la prossima stagione, e che il percorso di Reggio Emilia sia come quello di Trento, col passettino in più. Ma magari, guarda, ma poi io, sai, dopo quando si riparte, ogni storia ha la sua storia, ogni anno la sua storia, ogni settimana la sua storia, però da quel punto di vista sono tante esperienze che ti porti dietro, non si fanno copia e incolla, non è il desiderio di tenere le cose sotto controllo, e non ti deve far perdere di vista invece i diversi percorsi. Poi è chiaro che tanto il tuo modo di pensare, il tuo essere o filosofia o stato d'animo, lo metti sempre, viene naturale. Quindi da quel punto di vista mi auguro che più che essere il post Trento, il Buscaglia, che sia noi che lavoriamo perché Reggio Emilia possa fare tutta la strada che ha desiderio e intenzione di fare. Vedi che è un'estate anche particolare, no? Del club, di tante cose che si leggono e si vedono, quindi da quel punto di vista tutte quei rischi, passami il termine, quel desiderio di vedere come ripartire, si stanno piano piano materializzando, e questo è molto positivo. Gli stimoli sono tanti, a maggior ragione dopo un periodo così difficile che stiamo passando, parlando di pallacanestro, per carità, quindi insomma altro campo ben diverso da quelli importanti che abbiamo visto. Grazie davvero, e a questo punto in bocca al lupo e alla prossima. Grazie mille a voi, rassicurate Werther che adesso mi aggiusta di occuparsi del sistema, lo so che lui ci tiene, ma anche io non lo deluderò, vado adesso, appena chiudiamo il collegamento la prima cosa che faccio. Buona barba allora, grazie. Buona Maurizio, grazie. Ciao a tutti, grazie a voi, grazie a tutti, ciao ciao ciao.
Grazie, ovviamente anche a te. Ci scusiamo per qualche problema di connessione / microfono. La serata è stata un pochino sfortunata, ma speriamo che comunque abbiate avuto modo di seguire con piacere questa diretta, come abbiamo fatto noi. Maurizio è un allenatore di alta caratura, sia tecnica soprattutto, ma come avete potuto anche apprendere, umana, e ci tiene a spiegare, a far vedere il suo punto di vista. Grazie anche a te, Fabio. Ciao, un saluto a tutti. E ovviamente chiederemo la foto a Maurizio da mandare a Werther per vedere se effettivamente si sarà fatto la barba, e faremo poi la necessaria condivisione. Ovviamente grazie a tutti che ci avete seguito. La diretta la trovate sul nostro canale Facebook, sul nostro canale YouTube. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, perché c'è un'altra bella diretta pronta venerdì ore 18. Adam Filippi, direttamente dagli Stati Uniti, ci racconterà un po' di cose sull'NBA, come, se avete ascoltato i podcast che avevo fatto con lui, potete immaginare. Saluto, buona serata a tutti, anche da Simone Mazzola.